L'aiuto al ritorno supporta le persone desiderose di o tenute a tornare al paese d'origine. Sia i richiedenti l'asilo, sia i rifugiati riconosciuti possono sollecitare l'aiuto al ritorno. L'aiuto al ritorno soggiace a determinate condizioni. Una persona può ad esempio ottenere l'aiuto al ritorno un'unica volta. Chi desidera saperne di più sull'aiuto al ritorno può rivolgersi ai consultori cantonali per il ritorno. La consulenza è gratuita, confidenziale e senza impegno. Non influisce sulla procedura d'asilo in corso. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, offre proprio aiuto per agevolare il nuovo inizio nel paese d'origine. Se le persone hanno domande specifiche, l'OIM può chiarirle con i propri uffici nel paese d'origine, prima della partenza. L'aiuto al ritorno sostiene le persone con problemi di salute. In collaborazione con il medico curante in Svizzera sono stabiliti i bisogni medici e sono discusse le possibilità di sostegno. Il consultorio per il ritorno organizza la partenza e l'acquisizione dei documenti di viaggio. Una volta eseguiti tutti i preparativi per il viaggio, il consultorio prenota il volo di ritorno. Prima della partenza, le persone possono ottenere un aiuto finanziario iniziale all'aeroporto. Ciò consente loro di coprire i propri bisogni immediatamente dopo il ritorno. Per agevolare il nuovo inizio nel paese d'origine, in molti casi l'aiuto al ritorno sostiene progetti concreti. Questi ultimi considerano i bisogni individuali. L'aiuto può essere impiegato, ad esempio, per un progetto professionale, formativo o abitativo.